Ciao, benvenuti, buonasera, mancano 5 minuti. Come stiamo? Provo ad aprire la chat qua di lato, così chi mi vuole salutare e dirmi che c'è, me lo può scrivere nella chat. Fatemi sapere se ci siete, se mi sentite bene. Benvenuti in casa mia, se è la prima volta che mi vedete. Avete preparato i cuscini? Ciao Chiara! Cuscini, materassini, non si riposa. Spero che abbiate pazienza. Speriamo che pian pianino si riprenda il tutto. Allora, intanto aspettiamo ancora 5 minuti prima di iniziare, così chi è del corso ci raggiunge, chi non fa parte del corso si aggrega per allenarsi insieme. Se non mi conoscete, io sono Erika, insegno Pilates, ma va... E ho un blog, erikapilates.com, è una scuola di Pilates online dove faccio lezioni che non durano mai più di 20 minuti per il semplice motivo che sono pensate per tutti coloro che hanno poco tempo a disposizione per allenarsi. E in questo periodo di quarantena, visto che insegno anche nella vita reale, ho messo a disposizione queste live sia per chi volesse partecipare, di chi che mi ha conosciuto online, che per i miei clienti dell'offline, in modo tale da continuare il percorso che abbiamo iniziato a settembre tutti insieme. È molto bello, molto soddisfacente, mi sta dando veramente delle belle emozioni, per fortuna. C'è qualcosa di buono in tutto ciò. Chi non ha mai fatto Pilates, non si preoccupi, darò delle opzioni sia più avanzate che più basilari come livelli, in modo tale che tutti quanti possiamo fare del nostro meglio per fare un allenamento efficiente e in sicurezza, che è la cosa più importante. Perché sì, è bello fare fatica, ma è più bello fare fatica con risultati che non ci danneggino. Allora, dovrei aver detto tutto. Non sono una di grandi parole, di grandi discorsi, sono un po' timida, riesco a sciogliermi solamente quando insegno, quindi faccio sempre un po' fatica a fare queste introduzioni. Comunque, ci serviranno i cuscini, che li utilizzeremo un po' come si utilizza la softball in Pilates. La softball è una palla piccola e morbida che si può gonfiare e sgonfiare. E si può utilizzare sotto il bacino, tra le gambe, tra le mani, dietro la schiena, dietro la testa. Ci sono vari utilizzi. Più è gonfia, più ha degli effetti, più è sgonfia, più è utile per altre cose. Può essere sia un alleato che un valido sfidante, e il cuscino in questo caso è sia un alleato che uno sfidante, un po' come la palla, perché lo utilizzeremo appunto in varie modalità. Ci aiuterà insomma a metterci un po' alla prova, a scioglierci, a sentire che gli addominali stanno lavorando sodo, soprattutto la muscolatura profonda, quella che ci sorregge la schiena. E vedo che pian pianino stiamo aumentando, quindi aspettiamo ancora un paio di minuti giusto perché gli ultimi si colleghino. E niente, io vi ricordo, mi raccomando, non trattenete il respiro. Se fate fatica ad abbinare il ritmo della respirazione al ritmo del movimento, ricordatevi comunque di lasciare il respiro fluido, non importa se esce al contrario rispetto a quello che dico io, l'importante è comunque lasciar fluire il respiro e non trattenerlo tutto nelle clavicole, ma riempire bene la cassa toracica. E non dimenticarti di attivare l'addome, non deve essere una contrazione esagerata, ma meno della metà della forza necessaria per contrarre i muscoli. Quindi tu pensa a come si attiva il tuo addome quando lo contrai al 100%, come lo contrai al 50% e come lo contrai al 25-30%, Quel 25-30% è quello che devi tenere in considerazione ogni volta che butti fuori l'aria, soprattutto. Quando fai, senti che i muscoli fanno proprio tic, si connettono. E ciao, benvenuti intanto a chi si è unito da poco. Ancora giusto pochi secondi e poi ci prepariamo per cominciare il nostro allenamento, il nostro workout. Io ovviamente vi invito a iscrivermi al mio canale se trovate interessanti i miei contenuti, in modo tale da poter rimanere aggiornati. Eventualmente attivate anche il campanellino, che così vi avvisa ogni volta che esce un nuovo video. Generalmente sono allenamenti, ogni tanto metto anche qualche altro video lifestyle o suggerimenti, però principalmente carico allenamenti. Se vi va, seguitemi su Instagram @chiocciolina.buellierica. E anche lì do suggerimenti, ogni tanto parlo un po' della mia vita personale, dei miei affaracci, della mia bambina. E direi che possiamo iniziare, sono le 18:32, si comincia, mi vado a posizionare, mi sentirete bene anche qua, quindi pronti, partenza, via. Allora, partiamo con un cuscino, lo posizioniamo piegato a metà sotto la nostra schiena, più o meno all'altezza delle scapole, non troppo in alto, poco più in su della metà della schiena. Chi scrive? Ah, Mario saluta. Ciao Mario! Ok. Teniamo i piedi paralleli e lasciamo andare la testa. Se avete resistenza, che vi sentite col mento troppo in alto, l'altro cuscino lo sistemate sotto la testa in modo tale da non forzare il tratto cervicale. In questa posizione, piedi paralleli, risucchiamo leggermente l'ombelico in modo tale da contrarre al 25-30% la muscolatura del centro del corpo e cominciamo a fare dei bei respiri profondi alla base delle costole, nella zona del diaframma. Inspirando dal naso, espandiamo la cassa toracica senza forzare le nostre spalle. Espiriamo dalla bocca, attivando l'addome e il perineo. Inspiriamo. Sentiamo che si riempie la schiena. Espiriamo. Connettiamo l'addome immaginando di allacciare una cintura attorno ai nostri fianchi. Inspiriamo. Espiriamo. E iniziamo a sentire le piante dei piedi ben aderenti a terra, come se diventassero leggermente più pesanti e riuscissimo a percepire meglio come è appoggiato il nostro piede, se è troppo verso l'esterno o verso l'interno, o se invece è ben equilibrato. E continuiamo in questo modo. Inspiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca, cerchiamo di mantenere la colonna vertebrale non rigida ma più rilassata che possiamo. E ancora inspiriamo, espiriamo. E alla prossima inspirazione apriamo le braccia all'altezza delle spalle con i palmi rivolti verso l'alto ed espirando immaginiamo di abbracciare una palla molto grande, si attivano le scapole, le mani, i gomiti, le braccia restano arrotondate, portiamo le punte delle dita a incontrarsi le une con le altre, inspirando riapriamo pian pianino le braccia. Sentiamo le scapole che si strizzano mantenendo sempre l'ombelico in dentro senza spingere in fuori l'addome e il petto. E di nuovo fuori l'aria, attiviamo l'addome, braccia, cerchio. Sentiamo le scapole che si abbassano. Inspirando riapriamo. Espirando arrotondiamo le braccia, scapole che si stringono tra di loro. Inspirando riapriamo. Di nuovo, espiro, inspiro e un'ultima volta, espiro, attivo il centro addominale, sento le clavicole che si allargano e inspirando riapro. E andiamo a posizionare le mani dietro la nuca per sorreggere la testa, scavando nell'addome, arrotondiamo la parte alta della schiena, guardiamo oltre le cosce, il menico spinge sempre verso il basso e srotoliamoci inspirando. Espirando, ci arrotondiamo, sentiamo gli addominali della parte alta che si attivano, l'ombelico sempre più intento per arrotondarci senza strizzare le spalle e srotoliamoci. Di nuovo, espirando su, inspirando scendiamo, espiro su. Inspiro, scendo, espiro su, inspiro, scendo. Da qui portiamo le braccia lungo il corpo, arrotondando il bacino lo solleviamo in shoulder bridge, togliamo il cuscino, teniamo le braccia distese verso l'alto, srotoliamo la schiena, una vertebra alla volta, sentendo la colonna vertebrale che si ammorbidisce e andiamo a posizionare il cuscino tra le nostre ginocchia e prendiamo anche il secondo. Tac. Se avete un cuscino grosso, piegatelo a metà. Ok, portiamo le gambe a tavolino, ginocchia a 90 gradi. Le braccia sono lungo il corpo, le mani scivolano lontano in modo da aprire le spalle. Punte dei piedi tirate. Quando inspiriamo, stendiamo fin dove riusciamo, non è necessario forzarsi, le gambe verso il cielo. Immaginiamo di allungare sempre di più il collo del piede, di creare spazio dietro alle nostre gambe, dietro alle ginocchia e fuori l'aria, attiviamo gli addominali, immaginiamo di spingere qualcosa giù con le piante dei piedi fino a ritornare a 90 gradi. Inspirando, immaginiamo degli elastici che tirano sulle gambe, il bacino affonda verso terra, creiamo spazio dietro le ginocchia, fuori l'aria. Inspiriamo. Espiriamo. Un ultimo, in, allunghiamo, tiriamo bene le punte dei piedi, out. Lasciamo solo un cuscino tra le ginocchia, se avete il cuscino normale, quello grande, lasciatelo pure tra le gambe e lavorate con le braccia in ogni caso, come lavoro io. L'altro cuscino tra le mani. Quando inspiriamo dal naso, allarghiamo i gomiti, allarghiamo il torace. Immaginiamo di tirare un elastico da gomito a gomito e fuori l'aria per ritornare con le braccia distese verso l'alto. Idem se lavorate senza cuscini, i palmi delle mani arrivano ad allinearsi ai gomiti e inspirando ritornano verso l'alta larghezza spalle. Le gambe nel frattempo sono sempre a 90 gradi, belle e precise, attenzione a non ritrovarvi così, perché altrimenti i vostri addominali mica lavorano. Inspirando su. Espirando, pieghiamo, allarghiamo bene i gomiti, cerchiamo di mantenere le scapole stabili, di non lasciarci trascinare dal movimento delle spalle. Inspiro, espiro, l'ultima volta, inspiro, immaginiamo di avere dei bicchieri appoggiati sul cuscino, appoggiamo il cuscino sul torace e abbracciamo le nostre ginocchia per qualche istante, per una piccola pausa. Ora mi vedete guardare qua perché ho gli appunti, siccome ho la memoria corta, sono 40 esercizi, non me li ricordo a memoria, lo ammetto. Ok, ritorniamo nella stessa posizione di partenza. Sì, perfetto. Quindi gambe a tavolino, cuscino tra le ginocchia e quell'altro tra le mani. Inspirando braccia oltre la testa, apriamo bene il torace e espirando braccia verso le ginocchia. Inspiro, allungo bene la colonna vertebrale ogni volta che inspiro ed espirando riporto il cuscino verso le ginocchia. Inspiro, espiro. Inspiro, appiccico bene la colonna vertebrale a terra, espiro, risucchiando l'ombelico. Stesso movimento delle braccia, aggiungiamo che si arrotonda la parte alta della colonna vertebrale. Upper contraction. E ritorniamo. Espiro, braccia, busto, inspiro, srotolo la vertebra alla volta e giù. Espiro, braccia, arrotondo, inspiro, appoggio, giù. Ancora per due volte, espiro, risucchio sempre di più l'addome, inspiro, ritorno. L'ultima volta, braccia, busto, scendo, giù. Rilassiamo anche le gambe e andiamo a posizionare entrambi i cuscini o il cuscino piegato a metà tra i polpacci. Ci sdraiamo di lato stendendo le gambe. L'ideale è essere allineati tutti su un'unica linea, mano, orecchio, spalla, bacino, malleolo. Se fate fatica, vi viene da cadere in avanti, spingete leggermente più avanti i vostri piedi e in ogni caso sentite che il corpo si spiattella a terra e si creerà una piccola galleria qua sotto in modo tale da attivare tutti gli addominali obliqui. Questo braccio libero lo disteniamo verso l'alto. Solleviamoci con la testa, quando buttiamo fuori l'aria, allunghiamo ancora di più le gambe e stacchiamo entrambe dal pavimento. Dentro l'aria per scendere. Cercate di fare una leggera pressione sui cuscini in modo da attivare l'interno coscia. Espirando si sale, inspirando si scende. Rilassiamo le spalle, cerchiamo di non sentire il tratto cervicale che si sforza. Se vi fa male tenendo la testa su, rilassatela sul pavimento. Se invece restate con la testa sollevata, immaginate di creare la forma a barchetta col vostro corpo. Tutto deve partire sempre dal centro. Si attivano gli addominali, stacco le gambe. Mantengo gli addominali attivi mentre torno. L'ultimo. Rilassiamo testa e braccio. Lasciamo lì dove sono i cuscini, ci andiamo a girare a quattro zampe. Sistemiamo i cuscini in modo tale da riuscire a mantenere le ginocchia appoggiate a terra, comunque ricordatevi di attivare i polpacci e facciamo un passo in avanti con le nostre mani. La schiena è ben piatta, schiacciamo in giù le scapole, portiamo il mento leggermente in dentro e scivoliamo in mezzo plank. Da qui fuori aria per staccare le ginocchia da terra e arrivare in plank. Mi raccomando, no questo, vi fate male alla schiena. Ricordatevi di risucchiare l'addome e di cercare di creare una linea unica dalla testa all'osso sacro. E da questa posizione, inspirando, pieghiamo le ginocchia, spingiamoci indietro. Adesso io stavo facendo un errore, stavo spingendo in sul sedere, invece cerchiamo di tenerlo più basso possibile. Fuori l'aria per tornare in plank, spingendo i talloni a terra. Espiro, attivo l'addome, spingo indietro il corpo. Inspiro, torno. Espiro, piego le ginocchia. Inspiro, torno. E immagino di avere appoggiati sulla schiena, sulla colonna vertebrale, una fila di bicchierini pieni di caffè bollente che non devo assolutamente versare. Devo stare attentissima a come mi muovo, a come mantengo la postura. Espiro. Inspiro, se senti che è troppo intenso l'esercizio, fermati nella posizione del bambino. L'ultima volta, espiro. Inspiro, ginocchia a terra, sistemo per un istante i cuscini sui polpacci, appoggio i glutei e posizione del bambino con la fronte a terra. Ci concentriamo su fare qualche bel respiro profondo per riprenderci. Inspiriamo, espiriamo. Riempiamo la schiena, riempiamo la cassa toracica e rilassiamoci. Un ultimo respiro. ritorniamo a quattro zampe e sistemiamo di nuovo i cuscini tra i polpacci, perché dovremo sistemarci sull'altro lato, così. Quindi cuscini, gambe attive che si distendono, lontano opposizione alla mano, palmo verso l'alto. Se mandi cervicale, testa a terra, altrimenti allunga il collo, abbassa le spalle sulla testa. Il braccio libero va verso il soffitto, inspiriamo allungando il corpo, riempiendo la schiena. Espirando attiviamo il centro addominale, stacchiamo le gambe da terra. Inspirando scendiamo. Espirando saliamo. Fai attenzione a non cadere indietro o in avanti con questo fianco, quindi no, così, sempre bene in equilibrio. Anche qui tazzina di caffè appoggiata sul fianco che ti fa mantenere la stabilità. Facciamo ancora 3 volte, espiro, sollevo, sento le mani che scivolano in direzioni opposte, una verso l'alto, l'altra in avanti, i piedi tirano in giù, 2, dovreste sentire che i vostri obliqui stanno lavorando, 1, se non li sentite provate a portare ancora più attenzione a questa parte del corpo, rilassiamo, lasciamo i cuscini dove sono, ci giriamo a pancia in giù. E cercate di sistemarli in modo tale che non vi diano troppo fastidio e che non siano troppo in mezzo alle ginocchia, ma più in mezzo alle caviglie. Palmi delle mani uno sopra l'altro, appoggiamo la fronte sulle mani. Attiviamo le gambe, sentiamo il pube che spinge dolcemente nel pavimento, pancia in dentro, scapole basse. Inspirando, allunghiamo le gambe ancora di più sul pavimento e stacchiamole da terra. In pratica è lo stesso esercizio che abbiamo fatto appena adesso, girati di lato, però nella versione prona. Espirando solleviamo, inspirando riappoggiamo a terra e allunghiamo ancora di più, spiattelliamoci tutti quanti sul pavimento e poi stacchiamo le gambe ben distese e inspirando ritorniamo. Ricordatevi l'attivazione per tenere i cuscini su in modo tale da far lavorare l'interno coscia e il pavimento pelvico. Per chi vuole un po' più di intensità, ci si appoggia sugli avambracci. Espiro, spingo in giù le scapole per non sovraccaricare il tratto lombare. Inspiro, torno. Espiro. Inspiro. L'ultimo. E posizione del bambino per rilassare la schiena, la parte bassa della schiena. Ora, i cuscini li lasciamo sempre tra i polpacci, srotoliamo la schiena dal basso verso l'alto. E da questa posizione andiamo di nuovo di lato. Appoggiati sull'avambraccio, col palmo della mano ben aperto, allineato il gomito sotto la spalla. Le gambe sono distese nella variante avanzata, piegate nella variante di base, se sentite che è troppo impegnativo con le gambe distese. Piedi a martello, mano dietro la nuca. Allunghiamo la colonna vertebrale. Cerchiamo di creare una linea diagonale con il nostro busto, dovreste già sentire che questa parte del corpo sta lavorando un pochino. Quando buttiamo fuori l'aria, su il bacino. E restiamo per 5. 4. Immaginate un puntello che vi sostiene il bacino e un filo che vi tiene su. 3. Attenzione intanto a non lasciare andare la mano, 2, ricordatevi di appoggiare le ginocchia se sentite che è troppo, 1, e scendiamo giù. Prima di passare dall'altro lato ci sdraiamo in posizione supina, prendiamo solo un cuscino e lo teniamo tra le mani, stendiamo completamente le gambe a terra. Uniamo i piedi tra di loro, braccia oltre la testa, Piacciamo in giù le scapole dentro l'addome. Quando buttiamo fuori l'aria, sale una gamba con la punta tirata fin dove riuscite, idealmente a squadra, mentre le braccia vanno in direzione opposta. E inspirando torniamo alla posizione di partenza, cercando di non sentirci mai molli quando arriviamo, ma sempre attivi. Fuori l'aria, sale l'altra gamba, eventualmente a tavolino se sentite che tira troppo dietro alle gambe, per poi scendere nuovamente. Espiro, attivo il centro. Inspiro, torno. Espiro, attivo. Inspiro, torno. Da qui stesso movimento aggiungiamo upper contraction. Espiro. Inspiro. Espiro, inspiro, out, in. Se senti mal di collo, non fare upper contraction, continua come prima. Ultimi due, espiro, inspiro per tornare. E l'ultima volta, ricordati di non inarcarti con la colonna vertebrale e giù. Ora raccogliamo la gamba destra, la stendiamo il più possibile verso l'alto. Se senti che fai fatica a mantenere la gamba allungata, piega il ginocchio 90 gradi, braccia verso il cielo, spalle verso il pavimento. Iniziamo one leg circle, circonduzioni della gamba, che disegna un bel cerchietto e inspirando sale. Stessa cosa con il ginocchio 90 gradi. Apriamo l'anca, disegniamo un cerchio e ritorniamo a tavolino, senza mai sollevare il fianco sinistro. Fuori l'aria ruotiamo, cerchiamo di mantenerci ben ancorati a terra, inspirando risaliamo. Immaginate di disegnare un bel cerchio e si ritorna. Ruoto, su, ruoto, su, e l'ultimo, su, scendiamo e cambiamo lato. Inspirando solleviamo, espirando ruotiamo, inspiro, espiro ruoto, inspiro. Espiro, ruoto, inspiro, espiro, ruoto, e ricordatevi intanto le spalle basse, l'ultima volta, e poi inspirando abbassiamo anche questa gamba, con un roll up o girandoci di lato. Andiamo a metterci seduti, facciamoci tre bei respiri, intanto io vedo se qualcuno ha scritto qualcosa. Ah, benissimo, ciao! E ci andiamo a posizionare con i cuscini dall'altro lato, quindi cuscini tra i polpacci, avambraccio a terra, mano ben aperta, o gambe piegate per la versione base, o distese per la versione più strong. Mano dietro la nuca, allunghiamo il busto. 3, 2, 1, si sale in plank laterale per 5, 4, immaginate di alleggerire un po' di più il bacino, come se fossimo appesi. 3, 2, 1, e scendiamo. E andiamo in cima al materassino lasciando i cuscini dove sono per fare rolling like a ball. Mani dietro alle ginocchia, stacchiamo i piedi facendo le punte ai piedi. Peso sull'osso sacro, arrotondiamo il bacino, dondoliamo fino alle scapole e ritorniamo in equilibrio senza appoggiare i piedi. Inspiro, dondolo, espiro, torno lungo sulla schiena. Inspiro, dondolo, espiro su in equilibrio. Per i più esperti o per le groche, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Se fai fatica a fare questo, Ricomincia con rolling like a ball. L'intento è massaggiare le vertebre, non è fare i numeri da circo. Questo aiuta ad allungare le gambe ed è una sfida in più per mantenere il controllo, ma è da fare solo ed esclusivamente se ti esce già perfettamente l'altro. Inspiro, espiro. Ultimi due. In, out, in, out, e da qui appoggiamo i piedi a terra, via i cuscini, incrociamo le gambe e andiamo a stenderci in piedi. Togliamo l'incrocio, riprendiamo un cuscino, srotoliamo la schiena facendo arrivare la testa per ultima e andiamo a posizionare il piede destro dietro di noi in mezza punta, bacino per ora dritto, cuscino davanti a noi che inspirando sale sopra la testa. Quando buttiamo fuori l'aria pieghiamo le ginocchia, portiamo il cuscino verso la nostra gamba sinistra, verso il nostro lato sinistro, e espirando lo portiamo più dietro che possiamo e inspirando ruotiamo in direzione opposta. Qua c'è anche il gioco dell'equilibrio, quindi tenete dal centro, pensate a un punto tra le dita sotto l'ombelico a cui ancorarvi quando vi sentite cadere. Fuori l'aria, twist da un lato, ruoto, ruoto, ruoto e scendo, inspiro, salgo, ruoto in direzione opposta, espiro, scendo e twist, 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 guardo dietro di me, inspiro, salgo e ruoto in direzione opposta, espiro, twist, inspiro su, twist, senti gli addominali che accompagnano il movimento, non sto lavorando a caso o con velocità. Sento l'addome, la schiena che si allungano, si rafforzano, vanno sempre più in là ad ogni ripetizione. L'ultimo. Riguardiamo davanti a noi, piedi paralleli, cambiamo lato. Inspirando braccia oltre la testa, espirando pieghiamo le ginocchia, portiamo il cuscino dietro di noi da un lato e inspirando in una diagonale alta in direzione opposta. Espiro, twist, inspiro, salgo e twist e salgo, twist, salgo. Su, 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 cresco sempre di più in una bella spirale, l'ultima volta. Ritorno di fronte a me, piedi paralleli, faccio un roll down, srotolando una vertebra alla volta, rilasso la testa, guardo oltre le cosce. Dondoliamo dolcemente avanti e indietro sui piedi. Se non riuscite ad arrivare a terra con le mani, sfruttate i cuscini oppure piegate leggermente le ginocchia. Sentiamo l'allungamento che parte dal tratto lombare, le spalle e il collo che pian pianino allentano le tensioni grazie alla gravità che vi fa allungare, crea nuovi spazi tra una vertebra e l'altra. E piegando le ginocchia, togliamo un cuscino e l'altro lo teniamo sotto un ginocchio giusto per farci un po' di supporto, per non avere il duro del pavimento. Ok, ci mettiamo in ginocchio, la gamba senza cuscino la stendiamo lateralmente, mano a coppa a terra, cercando di tenerla allineata alla spalla. L'altro braccio o verso il soffitto allineato a questo braccio a terra o dietro alla nuca. Due varianti, opzione 1, versione più basic, side kick, striscia del piede a terra, disegniamo degli archi, degli arcobaleni sul pavimento, cercando di non muovere il bacino. Stiamo isolando il movimento della gamba, quindi centro addominale connesso, schiena leggera. Versione più avanzata, la gamba è sospesa, espirando va avanti, inspirando dietro. Il piede io lo sto tenendo a punta, se vi vengono i crampi alternate la punta in una direzione, il martello nella direzione opposta. Mi raccomando, non così. Cercate di restare belli composti, indietro, out, avanti. Immaginate di spolverare un mobiletto con la gamba. L'ultimo. E poi riallineiamo la gamba, per un istante ci solleviamo, dita intrecciate, stiracchiamoci. E andiamo a rimettere la mano a terra, il braccio libero, lo portiamo oltre la testa, allineato al resto del corpo, la gamba di nuovo o a terra o staccata in base alle vostre esigenze, spingiamo indietro braccio e gamba immaginando di disegnare la lettera D col corpo, la cassa toracica si allontana dal bacino, la gamba tira in questa direzione, la cassa toracica, la testa, il busto in direzione opposta. Se sentite che si schiaccia qua, risucchiate un po' di più l'ombelico e non esagerate con l'inarcarvi. Questa spalla, mi raccomando, sempre bassa, sguardo verso il soffitto. Anche la mano che tira ha energia. 5, 4, 3, 2, aumentiamo gradualmente questa posizione e arrotondiamoci per qualche istante in centro. Srotoliamo la schiena, risaliamo in ginocchio e cambiamo lato. Quindi da qui mano a coppa, allineiamoci, braccio verso il soffitto dietro alla nuca, attiviamo il centro e side kick, espiro avanti. Inspiro indietro, eventualmente alternando punta, martello, espiro, inspiro, espiro, inspiro. L'ultima volta. Scendo qualche istante con la gamba, porto il braccio libero oltre la testa, se riesco stacco nuovamente, immagino di nuovo di disegnare la D, sguardo verso il soffitto, apriamo bene il torace, immaginiamo l'energia che inizia a passare in tutto il corpo, si mette in circolo, la nostra schiena si fa sempre più elastica. Le nostre gambe, i nostri muscoli sempre più forti. Ancora un bel respiro in questa posizione, riempiamo bene le costole. Ritorniamo in centro, rilassiamo e dal centro risucchiamo la pancia e arrotondiamoci qualche istante in posizione del bambino con la fronte a terra e le braccia lungo il corpo e respiriamo. Alla prossima ispirazione srotoliamo la colonna vertebrale e andiamo a rimetterci in side plank di nuovo con i cuscini tra i polpacci. Quindi chi prima ha fatto con le ginocchia piegate provi questa volta a mantenere la posizione a gambe distese, la gamba sopra io la incrocio tendenzialmente davanti o una sopra l'altra. Chi invece già era in questa posizione può provare a incrementare la difficoltà facendo degli ampi cerchi col braccio che è libero e aggiungendo la rotazione del torace verso il convento. Attiviamo ancora di più, attenzione all'equilibrio, ci ruotiamo verso il soffitto. Espirando ruotiamo la cassa toracica verso il pavimento, inspirando verso il soffitto. Espiro, pavimento. Inspiro, soffitto. I movimenti sono minimi ma densi. Sentiteli fino in fondo. L'ultimo. E rialiniamo il braccio, scendiamo. Ci giriamo quattro zampe per un istante senza i cuscini. Puntiamo i piedi, mani sotto le spalle, schiena ben dritta. Il centro si connette. Il tratto cervicale si distende. Stacchiamo dei pochi centimetri le ginocchia da terra e quando buttiamo fuori l'aria portiamo il ginocchio in mezzo alle mani. Inspirando puntiamo il piede, fuori l'aria per portare l'altro ginocchio in mezzo alle mani e torniamo. Piccola pausa. Le braccia restano sempre ben distese, spingiamo lontano il pavimento di nuovo. Espiro, inspiro, espiro, inspiro e appoggio e lo ripetiamo un'ultima volta. Stacchiamo le ginocchia e portiamo un ginocchio in avanti e torniamo, poi l'altro, torniamo. Appoggiamo a terra, ci andiamo a mettere seduti o in ginocchio, dorso delle mani uno verso l'altro, prendiamo con forza allungando la schiena verso l'alto in modo da rilassare i polsi. Lasciamo sempre il respiro che fluisce. E poi al contrario spingiamo un palmo in avanti e con l'altra mano spingiamo verso di noi. E cambiamo mano, palmo avanti, dita verso il basso, tiriamo verso di noi. Io vi farò impressione, ho le braccia molli, la mia mamma mi ha fatto così, faccio un po' impressione, lo so. E cambiamo lato per il side plank, cuscini tra i polpacci che creano più intensità per l'interno coscia, mano a terra, eventualmente potete anche restare sull'avambraccio, se vi sentite troppo messa in dura prova. Attiviamo il nostro lato del corpo sul braccio e pensando di partire non dal braccio ma dal centro del corpo ruotiamo il torace. Il braccio inizia a disegnare e descrivere un cerchio e ruotiamoci verso l'alto e giù. Da questo lato faccio più fatica, voi fatemi sapere quale sarà il vostro lato peggiore, il mio è il destro. Cerchiamo massimo controllo e precisione, un ultimo cerchio. Ritorniamo ad allineare il braccio verso l'alto, scendiamo col bacino e lasciamo sempre i cuscini dove sono, ci andiamo a sedere, anzi, due opzioni, opzione più intensa, cuscini tra le gambe, opzione più soft, cuscini alla base dell'osso sacro. Qui valutate in base a quello che è la vostra esperienza. Se siete agli inizi, questo. Se avete esperienza, fate già da un po' di anni, non ci sono scuse. Allora, braccia davanti a noi, la schiena si allunga, i piedi sono paralleli alla larghezza delle ginocchia. Portiamo il peso sull'osso sacro. Arrotondiamo leggermente il bacino a C. Stacchiamo le gambe, portiamo i piedi a tavolino, le gambe a tavolino, i piedi all'altezza delle ginocchia. Quando inspiriamo, i piedi scendono, vanno a sfiorare il pavimento, fuori l'aria per riportarli a tavolino. Le tibie sono parallele al pavimento, fuori l'aria, scendo, le braccia intanto sono leggere e si risale. Se fate troppa fatica a mantenere il controllo, portate le mani a coppa a terra, senza insaccarvi nelle spalle. Espirando scendiamo, inspirando torniamo, l'ultimo, espirando scendiamo, Inspirando ritorniamo, mani dietro le cosce, appoggiamo i piedi a terra, cresciamo con la colonna vertebrale, togliamo i cuscini e per qualche istante ci posizioniamo nella posizione del bambino, ma con le ginocchia divaricate, in modo da rilassare un po' di più le anche che abbiamo sforzato un pochino. Pronti a terra o guancia appoggiata. 2 o 3 respiri di pausa. Orario. Wow! Srotoliamo la schiena. Ci andiamo a sdraiare a pancia in su. Se volete potete sfruttare un cuscino da mettere dietro alla testa. Andiamo a srotolarci a terra. Per ora le gambe le teniamo distese. Allora, anzi no, non, sì, facciamo così. Cuscini dietro alla parte alta della schiena, uno sopra l'altro. In questo modo non saranno sotto la testa, ma ci sorreggeranno nella posizione a C del busto. Andiamo ad afferrare una gamba cercando di avvolgere dall'esterno la coscia e il polpaccio. Se riuscite, abbracciate. Se la vostra scioltezza non ve lo consente, arrivate fin dove riuscite, potrebbe essere anche qua. Se invece appunto riuscite, abbracciatevi. Spalle che si aprono, mento leggermente indentro. Attiviamo l'ombelico, piede della gamba a terra a martello. Fuori l'aria, stacchiamo la gamba e immaginiamo di spalmare la cera con la pianta del piede con dei piccoli cerchi più precisi possibile, perché dobbiamo cercare di mantenere il corpo fermo e stabile. Si muove solo la gamba che disegna questi cerchietti. Per 10, 9, cresciamo piena, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio direzione, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, accompagna a terra, distendo un braccio, stendo la gamba, stacco quella da terra e ricomincio. 10, 9, addominali forti, 7, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, accompagna a terra. Rilasso anche l'altra gamba, inspirando mi sdraio completamente e resto per qualche istante abbandonato completamente sul pavimento e sui cuscini. Dovreste sentire il vostro corpo che allenta tutte le tensioni. Probabilmente avrete ancora più percezione e consapevolezza dei vostri muscoli, della vostra posizione. Riattiviamo prima le braccia, quando arrivano all'altezza delle spalle attiviamo la testa, attiviamo anche le gambe con le punte dei piedi tirate, risucchiamo l'ombelico e risaliamo in un roll up. E andiamo a posizionarci di lato. I cuscini non ci servono, appoggiati, sdraiati completamente a terra, mano coppa vicino al busto, gambe ben distese con le punte dei piedi tirate. Di nuovo siamo su un'unica linea e da qui stacchiamo la gamba che sta sopra, uniamo quella che sta sotto e scendiamo con entrambe le gambe insieme. Parlo qua verso l'alto, stacco. Stacco, scendo giù, stacco, stacco, scendo giù, l'ultimo, stacco, stacco, resto sollevato e provo a scivolare prima con il braccio libero e pian pianino facendomi trascinare anche col resto del corpo cercando di arrivare ad appoggiarmi sull'addome in una posizione a barchetta. Voilà. E da qui ci sistemiamo su matera se non siamo usciti, posizioniamo le mani sotto le spalle, rilassiamo completamente il corpo a terra. Giù le spalle. Inspirandoci risolleviamo col corpo a barchetta. E da questa posizione iniziamo a fare swan dive, dondoliamo dolcemente sull'addome. I glutei sono attivi, per i più esperti si possono aggiungere le braccia e ampliare il movimento. Altrimenti, se fate ancora fatica a coordinare, andate al rallentatore. L'intento è comunque quello di non cambiare la forma del corpo, ma solo la sua posizione nello spazio. Stiamo lavorando col quadrato dei lombi, con l'addome, con i glutei, pavimento pelvico, muscoli dorsali, un esercizio piuttosto completo. Ultima dondolata e poi. Ora io mi girerò di spalle per un istante, ma poi mi rigiro verso di voi giusto per farvi vedere. L'altro braccio scivola avanti, cerchiamo di unire le gambe, rotoliamo di fianco, le gambe sono sospese e accompagniamo la terra. Ciao! Mano a coppa, cominciamo anche da questo lato, attenzione all'allineamento, stacco, stacco, scendo giù, stacco, stacco, scendo giù. Stacco, stacco, scendo giù e l'ultimo, stacco, stacco, scendo giù. Raccogliamo le ginocchia e andiamo a metterci a quattro zampe, sistemando le ginocchia larghe più o meno quanto il bacino, mani sotto le spalle, gomiti ben distesi. Iniziamo a disegnare dei vortici con il busto in una direzione, ammorbidendo anche la colonna vertebrale. Deve essere un movimento estremamente rilassante, una sorta di danza o di massaggio. Quindi coinvolgiamo tutta la spina dorsale, la testa, il bacino, in questo movimento fluido e morbido che massaggia gli organi, la schiena, il collo, massaggia le nostre anche. Mezzo cerchio lo facciamo inspirando e un altro mezzo cerchio espirando. Poi ritorniamo ad allinearci in centro, terminato l'ultimo respiro, e allunghiamo una gamba in una diagonale esterna portando il piede a martello. Ok? Da qui l'altra gamba, diciamo che mi metto così, così mi vedete meglio. L'altro fianco cerchiamo di spostarlo prima, di aprirlo quando andiamo indietro e di chiuderlo quando andiamo avanti. Quindi portiamo questa anca verso il pavimento. Indietro, poi il piede della gamba allungata resta a martello e avanti. Dovreste sentire che tira, qua dietro a questa gamba qua. Espiro in una direzione, inspiro in direzione opposta, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ritroviamo l'allineamento in centro, con la mano corrispondente afferriamo il piede della gamba allungata, tiriamo un po' di più, rilassando la testa. Cerchiamo di allungare un po' di più la colonna vertebrale e poi ritorniamo ad appoggiare entrambe le mani a terra, la gamba distesa, la stacchiamo e la portiamo dietro di noi e ritorniamo a quattro zampe e cominciamo a disegnare i vortici in direzione opposta col movimento morbido della schiena. espiro mezzo cerchio, inspiro un altro mezzo cerchio, espiro, inspiro, espiro, inspiro, l'ultimo cerchio e concludo ritornando in centro e stendendo lateralmente l'altra gamba. Si ricomincia a portare il bacino da un lato all'altro facendo dei piccoli twist. Terminato quest'ultimo ci fermiamo in centro, mano corrispondente che tira il piegamartello, allunghiamoci un po' di più. Rilassiamo la testa, sentiamo la colonna vertebrale che crea uno spazio maggiore sulla superficie della schiena. Dalla corona della testa al coccige immaginiamo di far diventare ancora più lunga la colonna vertebrale. Di nuovo mani a terra, la gamba distesa si stacca dal pavimento, la portiamo dietro di noi e richiamiamo il ginocchio. Ci andiamo a mettere in ginocchio, se la posizione del tuo ginocchio non te lo consentono, mettiti seduta e le gambe incrociate, la colonna vertebrale tira verso l'alto, mento leggermente indentro, buttando fuori l'aria scendiamo con la schiena piatta il più possibile verso terra. Risucchiamo l'ombelico, risucchiamo l'addome, srotoliamoci facendo arrivare la testa per ultima. E quando siamo quasi del tutto dritti, attiviamo il bacino che si arrotonda, spingi in avanti dall'osso sacro, i glutei si staccano da terra, continuiamo a fare una bella estensione della colonna vertebrale, apriamo il torace e ritorniamo a sederci dritti sui talloni. Di nuovo incliniamoci avanti, risucchiamo l'addome, srotoliamo la schiena, attiviamo il bacino per sollevarci, un'onda dal basso verso l'alto, ci fa aprire il torace e fare un'estensione della schiena, cerchiamo di mantenere sempre il mento un po' indentro e attiviamo l'addome per ritornare giù e ancora, scendiamo. Risucchiamo l'addome, srotoliamoci, piccola estensione e si scende. Posizioniamo le mani a terra, puntiamo i piedi, stendiamo le gambe e camminiamo indietro con le mani. Piegando le ginocchia andiamo a srotolarci e risaliamo piano piano in su fino ad arrivare in piedi. Terminiamo semplicemente con una piccola sessione di allungamento. Allora, inspirando apriamo le braccia, poi passiamo al rilassamento finale, immancabile nelle mie lezioni. Apriamo il torace verso l'alto, le braccia si aprono leggermente come se vedessimo la Madonna. E poi i palmi ruotano verso l'esterno, la schiena si appiattisce il più possibile, se fai fatica per la scioltezza piega le ginocchia, tira dietro di te le mani, raccogli, arrotonda il bacino, rilassa il collo, spingi le dita delle mani verso l'alto, srotola la schiena, allunga le braccia e di nuovo, Ave Maria, apriamoci con una piccola estensione indietro. I palmi ruotano verso l'esterno, schiena piatta parallela al pavimento. Pieghiamo le ginocchia, arrotondiamo il bacino, pieghiamo i gomiti e rilassiamo il collo. E un'onda dal basso verso l'alto ci fa risalire in estensione. E l'ultima volta, palmi in fuori. Scendiamo con la schiena piatta. Srotoliamoci. Quando arriviamo con le braccia verso l'alto, intrecciamo le dita tra di loro, mettiamole dietro alla nuca, chiudiamo i gomiti e tiriamo giù la testa per allungare il tratto cervicale. E dondoliamo dolcemente da un lato all'altro. Rilassiamo poi le braccia verso il pavimento, scendiamo sempre più a terra, pieghiamo le ginocchia e andiamo con i cuscini a metterci comodi, potete metterli sotto la testa. E se avete bisogno di coprirvi, approfittatene che facciamo 5 minuti veloci di rilassamento finale. E hop, hop. Ok, quindi mettetevi comodi, chiudiamo gli occhi e lasciamo che il respiro torni a essere naturale. Iniziamo a percepire che tramite il respiro aumenta la consapevolezza del peso del nostro corpo. Se siamo sdraiati, sentiamo il peso del bacino, della testa, delle spalle e dei piedi. Se siamo seduti, probabilmente percepiamo più facilmente i nostri ischi. Sentiamo il respiro che entra nelle narici, passa dalla gola e riempie i polmoni. Sentiamo il suo percorso inverso, quando l'aria esce dalle narici. Portiamo la percezione alla temperatura dell'aria che respiriamo. Sentiamo che l'ossigeno ci inonda e ci rigenera. Portiamo consapevolezza ai nostri organi, soprattutto a quelli nel busto, nella zona dell'addome, che sono stati massaggiati, stimolati. Questo permette loro di riequilibrarsi, di riattivarsi e di migliorare le funzionalità. Proviamo a visualizzare le nostre cellule, anche quelle più piccole, e la nostra energia vitale. È come se creasse una nota che ci caratterizza, unica e insostituibile. Ringraziamo i nostri muscoli e le nostre ossa per aver retto questa lezione, per averci aiutato a portarla avanti con successo. Ringraziamo la nostra forza di volontà per aver accettato di allenarci, nonostante magari sia più bello restare sul divano a rilassarsi. E ringraziamo noi stessi completamente, semplicemente perché siamo. Con questa sensazione cerchiamo di tenerci forte dentro di noi, ricominciamo a risvegliare il corpo con piccoli movimenti. Cerchiamo di mantenere gli occhi ancora chiusi per qualche istante, in modo da percepire ancora meglio il nostro corpo. E piano piano riapriamo anche i nostri occhi, e andiamo a metterci nella nostra postura migliore per concludere questa lezione con 3 respiri finali. Quando siamo pronti, inspiriamo profondamente, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Io vi ringrazio di essere stati con me per quest'ora. Fatemi sapere dove potete, come è andata. E se vi va, se vi siete fatti qualche fotografia, taggatemi su Instagram che mi fa piacere vedervi. E continuate a seguirmi se vi fa piacere. Buon appetito e buona serata a tutti.